venire il mal di testa e anche l'ulcera al fegato. Popolo rossonero, amici di YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium. Raga, ieri che emozioni incredibile ho vissuto. Era da un po' che non mi emozionavo così tanto, da un po' che non stavo un'ora e mezza davanti a un televisore per vedere un'estazione di Champions. Ovviamente che rottura di coglioni tutta la cerimonia e tutto, però ero felice come una scimmia davanti a un casco di banane. Ero davvero contento. Non mi interessa il girone, io vivo per queste emozioni. Sapevo che eravamo in quarta fascia, sapevo che e sarebbe stato un girone tosto, perché è così quando tu fai male in Europa per anni, non puoi pretendere, però si vive di emozioni, si vive di partite come quella contro l'Atletico Madrid, come quella contro il Liverpool, come quella contro il Porto. Sempre meglio un girone così che un girone di Europa League, che ti rompe davvero le palle vederlo, e anzi è un peso. Quindi sono davvero contento, non vedo l'ora che inizi la Champions, però avendo visto che siamo dentro in un girone del genere e che abbiamo bisogno di fare anni di Champions, questi ultimi giorni di mercato bisogna intervenire nella maniera giusta. Siamo passati, ed è la cosa che mi ha infastidito parecchio, e ho visto che ha infastidito anche molti di voi, non è una lamentela verso la società, perché io sostengo la società, il mercato finisce il 31, le somme si tirano il 31, è una constatazione. Siamo passati a parlare di Ziyech, di Isco, di Vlasic, a parlare di Messias, Corona, Adli, Favre. Non è la stessa cosa. Se mi arrivano determinati giocatori, il Milan può puntare a vincere il campionato, e io tifoso mi sento convinto di poterlo fare. Può lottare ad armi pari contro l'Atletico Madrid e il Liverpool, e io tifoso ne sono convinto. Può continuare il suo processo di continua crescita che il Milan sta facendo, e io tifoso ringrazio la società. Se prendiamo Adli, che è un ottimo prospetto, cioè è un bel giocatore, è un giovane interessante. Se prendiamo Favre, è un ottimo prospetto, un giovane interessante. Messias, lasciamo perdere, ha già 30 anni, non c'entra niente nel progetto di crescita del Milan. Corona, io conosco solo il fotografo Corona, ma il giocatore può diventare buono? Può far bene al Milan? Sono scommesse, cioè passiamo da certezze a scommesse. Va bene, però aumentano questi 4, 3, 4 il processo di crescita del Milan? Non lo so, devo avere una grande fiducia nelle capacità di Maldini e Massara, mentre con quelli di prima, che ripeto, magari sono bufale di mercato, bufale giornalistiche per riempire i giornali, magari sicuramente sono stati proposti dalle altre squadre, non ci abbiamo neanche provato a trattare, però capite che non è la stessa cosa. In più abbiamo la grana che sì, il Milan con che sì è una cosa, il Milan con che sì, anche il Milan senza che sì, anche sostituito bene con Renato Sanchez, mettiamo, ma non è la stessa cosa. Cadiamo in piedi, cadiamo bene, ma se il Milan perde che sì e lo sostituiamo con Favre, Adli, questa gente qua, il nostro processo di crescita si è fermato, anzi subiamo un calo, salvo che, ripeto, Maldini e Massara ci abbiano visto alla grande. Quindi bisogna, se invece non lo vendiamo e che se ci rimane così,
col contratto scaduto bisogna sperare che rinnovi il prima possibile, perché con un giocatore che arriva a scadenza, io non so se poi darà il 100% per la causa. Quindi, raga, ditemi la vostra, massimo sostegno al canale del Benzinero, non è una critica, è una constatazione. Io comunque sto con la società, sto con Maldini e se avrò qualcosa da dire contro la società o contro la dirigenza, la dico l'1 settembre. Ora abbiamo ancora dei giorni, ci sarà da lavorare bene in fretta per darci un Milan forte che possa quest'anno non sudare così tanto per la Champions, per le prime quattro posizioni e che possa fare una grande Champions. Sempre Forza Milan, ci vediamo domani.